Il posto sbagliato, ovvero come usare Linkedin come non si dovrebbe, perché le pecore nere si notano in un greggio, di con Fabio Mattis. Oh, buongiorno a tutti, io sono Fabio Mattis. Questo è il posto sbagliato, e principalmente vi trovate nel mio account di LinkedIn. Poco meno di dieci minuti per questa rubrica settimanale che appassiona tutti quanti, forse non si sa. E per prima cosa, prima di entrare nell'argomento di oggi, che cos'è il posto sbagliato? Il posto sbagliato è quella rubrica che si tiene principalmente appunto su LinkedIn e che non. È diciamo non è il posto migliore dove fare questa, questa rubrica, per quello che si chiama il posto sbagliato, ma io sono anche convinto che più sei pecora nera, più ti distingui dalla massa, dove su LinkedIn vediamo sempre grandi accordi, formazione continua, sempre le solite cose. Le academy è, 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 vi propongono prodotti, io penso che essere un pochino diversi ci fa ci fa saltare fuori. E Subito vi voglio dire che chi è interessato a seguire le mie cose eh, non deve pagare niente assolutamente. Trova tutto quanto sul mio canale Telegram che è telegram.me o t.me slash net, tutto attaccato. Oppure se non riesce a trovarlo, mi, mi contatta e gli do il link, non c'è problema. Puoi cercare Fabio Matti. Se mi trova abbastanza semplicemente, perché su Telegram c'è. E diciamo eh, c'è una, eh, una giornata un'immersione totale nel, nel mondo weardenet dalla mattina alla sera per 5 giorni su 7 e qualche volta anche i, nei festivi e perché faccio questo perché il nome è weardenet noi siamo la rete e la rete è formata da tante persone e voglio cominciare sempre di più a divulgare il verbo nel canale non parliamo soltanto di ehm, diciamo di digital ma tante volte anche partendo da, da ciò che troviamo sul digitale quello che succede nel mondo eh, lo commentiamo soprattutto con un occhio alla Ovviamente al mondo digitale e soprattutto quello che passa dai social network che adesso per qualcuno sembra l'unica via, l'unica verità esistente. Eh, bisogna fare attenzione, ci sono tantissimi pro e contro. Il digitale deve essere, a mio modo di vedere, sempre a favore dell'uomo e non contro l'uomo. Quindi chiusa. Il digitale per insultare per creare scompiglio o come arma e non ha la mia fiducia. Comunque, quindi, se scrivete cose cattive sui social, non vi seguo più. Semplicemente, e, invece, l'argomento di oggi, cos'è? Eh, oggi volevo parlarvi del tempo, perché tante volte nei corsi, io di lavoro faccio soprattutto formazione digitale, qualcuno lo chiama coaching digitale, viene sempre fuori questa questione, eh, ma ci vuole tempo per fare le cose, che porta alla solita domanda, ma questa roba qua è un lavoro. Sì, tutte, tutte e due sono vere. Eh, il tempo che uh, dedichiamo a un, uh, un progetto, Comunque un tempo eh, che deve essere il più piacevole possibile. Se noi dedichiamo, il, abbiamo la nostra, cioè noi ci mettiamo lì e già non ci abbiamo voglia di andare a pubblicare delle cose, eh, vuol dire che quella cosa molto probabilmente non è da fare o, o sicuramente non ci stimola. Noi siamo esseri umani e rispetto a tanti esseri viventi che ci sono sulla terra abbiamo questa fortuna di avere una spiccata dote creativa noi creiamo le cose ok anche gli animali creano le cose anche le piante creano le cose ma noi abbiamo questa fortuna di avere mani testa teoricamente saremmo evoluti su questo comincio a nutrire qualche dubbio ogni tanto ehm... Usiamo questo tempo per creare qualcosa che A piaccia a noi, B possa essere utile. Ricordiamoci sempre che bisogna passare del valore tra chi produce, la, la, chi, tra chi produce il contenuto e chi ne usufruisce. È vero quindi che questo tempo che noi passiamo eh, per creare delle cose deve essere un tempo che ci dia soddisfazione voi pensate a un pittore che non abbia più voglia di dipingere forse non, non sta bene con se stesso eh, bisogna per forza passare ore e ore in rete per creare le cose assolutamente no il più delle volte guardate io ho tolto il eh, periodo che forse passo eh, di più con i social e, le, in bagno, credo, eh, in cui scorro un po' di cose e poi durante la giornata non me ne frega più niente. Certo che se devo preparare delle cose, mi sono già creato de delle scatole dove andare a prendere. Ho detto più volte farsi un elenco. Eh, farsi un, o un quaderno degli appunti, usare app come trello per andare a segnarci i pensieri, perché poi quei pensieri possono ritornarci utili in qualche modo. Possono ritornarci utili come? Possono ritornarci utili perché magari eh, io lavoro tanto di parole chiave. Quindi c'è quella parola chiave che mi fa pensare a una cosa che già conosco, e beh, metterla giù sarà sempre più facile. che avere un foglio bianco ok è sempre più facile eh, per esempio neanche fallo apposta per chi sta guardando io qua ho tutte le stavo scrivendo tutte le rubriche a cui qui eh, eh, si darà vita a, eh, we are the net e sono anche le rubriche che ho messo poi sul nuovo sito web che faccio uscire a settembre e, e cioè, questa cosa qua non ho più bisogno di pensarsi. Se io dovessi fare un post parlando delle rubriche, ok, ho l'elenco. C'è cioè, cioè West Digital, brainstorming, chiacchierare con persone interessanti, tutorial, posto sbagliato, operatore del benessere, vlog, appunti di web marketing e le live. Quelle che saranno le We Are the Night. e è già tutto, cioè, me lo sono schematizzato. Di questo, volendo, posso tirare fuori un post, ciascuno spiegando cos'è. Sono già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono già 10 articoli che posso far uscire. 10 post. È tutta comunicazione. Quella. Magari decido il lunedì. Esce questa, questa cosa qua, il martedì esce questa, quella cosa colà. Eccetera. Eh, con le grafiche utilizzo tantissimo Canva. So che sta un po' sull'anima i grafici, ma è effettivamente è molto, molto comodo. Per chi come me è un, 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 una capra a fare la grafica, anche se in passato ho fatto anche un po' di, eh, di manifesti di cose, ma non è proprio il, la cosa che mi, mi, mi piace di, di più fare eh, è tutto un risparmio di tempo mi creo un template, lo riutilizzo ecco, forse la parola principale quando parliamo di tempo per risparmiare tempo è il template e poi usiamo questo tempo per fare delle cose che ci piacciono perché parlare delle nostre cose è vero che può essere eh, per alcuni non soddisfacente ma sappiamo bene di cosa parliamo se io sono un consulente finanziario so di, di cosa sto parlando mi basta prendere un giornale 10 titoli posso commentare quei 10 titoli per esempio faccio un post a settimana mi segno mh, i titoli faccio anche soltanto un post a settimana ma quel post lì ha un valore enorme per gli altri. Sono stato nei dieci minuti, anche oggi. Questo era Il Posto Sbagliato che va in onda sul canale LinkedIn, o meglio, sull'account LinkedIn di Fabio Mattis, che sono io me stesso medesimo. Va a finire in podcast lo ritrovate anche su YouTube. Basta cercare l'hashtag Il Posto Sbagliato: tutto attaccato.

Potete ascoltare la web radio di We Are the net collegandovi a radiolina.net. Cercate il canale We Are the net su Telegram. We are the net. Siamo tutti connessi.